è che spesse volte, l'ho detto prima, siamo presi totalmente e abbiamo insomma poca forza per raccontarle, e questa è una sfida che ci dobbiamo porre ancora più forte di come ce la siamo posta. Il nostro è stato un modo di amministrare nuovo, un modo di amministrare diverso. Noi siamo una squadra, l'ho detto prima, siamo lì perché ci crediamo. Qualche volta pure noi ci abbiamo qualche, diciamo, tanto ci perdiamo, a volte stressati, confusi, non è facile. Non è facile perché la situazione è particolare, non è facile perché l'avete visto, la farmacia, la stulla, la discarica, gli inceneritori, i problemi sociali, i problemi di bilancio, i problemi che ogni giorno noi abbiamo, sono problemi importanti. Non è facile perché la gente si aspetterebbe la rivoluzione in 10 giorni, non è facile perché la nostra città, che si è addormentata da tanti anni fa, oggi si è risvegliata e si aspetta che tutto avvenga in poche settimane. Però i cambiamenti veri, quelli che riguardano la vita delle persone, sono cambiamenti che hanno bisogno di decenni, sono cambiamenti che cambiano l'approccio di ognuno di noi con la vita della comunità. Oggi Colleferro è cambiata perché c'è stata una vittoria elettorale, ma non è ancora cambiata generalmente la cultura e l'approccio dei colleferrini con quello che gli accade intorno. La nostra vera sfida è questa qui, la sfida della mia squadra, della mia giunta, del mio consiglio è questa qui, è la sfida ad un approccio differente. Tante volte io discuto con i miei dirigenti e cerco di far capire loro che io ho un approccio differente, perché noi abbiamo un approccio differente, perché voi ci avete detto con il vostro consenso di avere un approccio differente, più umano, più a misura tua, più pubblico, meno privato, meno dedito alle esternalizzazioni, più interno, un approccio che risolve i problemi di tutti, affronti le problematiche prendendole dal basso. L'immagine di un'amministrazione che non parla con i poteri forti, ma parla con tutti e soprattutto con chi in questi anni è stato messo all'angolo. L'immagine del coraggio passa da qui. L'immagine del coraggio passa da accettare le grandi sfide senza accontentarsi delle piccole cose. Noi in questi mesi ce l'abbiamo messa tutta, e se ci pensate bene, questo lavoro si vede, e si vede pure tanto. Perché il problema nostro, il problema di tanti italiani, è che abbiamo la memoria corta, e perché non ce la ricordiamo la Colleferro del passato, la Colleferro di prima, ma non perché io voglia dare colpe o responsabilità, ma perché il cambiamento si vede, solo che noi spesse volte ci lamentiamo sempre, io per primo, però vi assicuro che lo sforzo costante è uno sforzo che va dalla mattina alla sera, tutti i santi giorni, perché noi veramente ce la stiamo mettendo tutta, veramente ci crediamo. Veramente quando facciamo le riunioni di maggioranza ci diciamo fra noi, ma lo stiamo a concretizzare il programma? Ma le stiamo a fare le cose che abbiamo detto? Ma che dobbiamo fare per concretizzare queste cose? Noi lo facciamo convinti che bisogna correre ancora di più, convinti che bisogna fare ancora di più, convinti che bisogna migliorare ancora di più. Noi andiamo quotidianamente negli uffici, lo sanno bene i dipendenti comunali, siamo quasi assillanti. All'ufficio manutenzione non si vedeva più un amministratore da 30 anni. Quando ci vedono si mettono quasi paura. Cioè noi controlliamo, andiamo, aiutiamo, non ci mettiamo paura perché vogliamo che passi l'idea di un approccio differente. Noi siamo diversi. Scusateci se non sembriamo gli uomini e le donne forti, perché questa città era abituata agli uomini e alle donne forti. Noi non siamo né uomini né donne forti. Noi siamo persone oneste, con la schiena dritta, che fanno una cosa rivoluzionaria in questa città. Il loro dovere, perché la cosa più rivoluzionaria che stiamo facendo qui dentro è fare il nostro dovere. Tante volte nessuno là dentro e anche fuori faceva più il proprio dovere perché gli amministratori avevano smesso di dare il buon esempio. I cittadini, le strutture, le associazioni, i lavoratori, i sindacati fanno il loro dovere e si lamentano di meno e protestano di meno se vedono che gli amministratori ci credono, sacrificano tutto loro stessi affinché la situazione, l'attuale stato di cose sia una situazione migliore e migliore ogni giorno. Perdonateci se qualche volta facciamo qualche errore, perché qualche errore capita. Perdonateci se qualche volta c'è qualche mancanza, perché qualche mancanza c'è. E io vi potrei dire quello
che tanti sindaci potrebbero dire, che tante volte la politica è in ritardo perché è colpa della struttura, perché magari la struttura è rallentata per la burocrazia. Sì, a volte è vero, ma è un modo per scaricare i problemi che non ci appartiene, perché noi le responsabilità ce le prendiamo e ce le prendiamo tutte, e io le colpe non le scarico su nessuno, anche quando so che su degli altri, che qualcuno continua a dire che noi scarichiamo le colpe, io me le carico tutte quante, e i miei assessori e i miei consiglieri se le caricano come me. Però in quel perdonarci dovete fare il conto, e lo dovete fare e rifare nelle piazze, nei bar, nei luoghi di aggregazione, nelle associazioni, di quello che c'è adesso a Colleferro, di quello che abbiamo trovato, ma di quello che c'è, della desolazione complessiva, della situazione disastrata sotto tutti i punti di vista. Solo facendo quel conto, solo guardando con occhi laici l'attuale stato di cose, comprenderemo insieme lo sforzo grandissimo che questa amministrazione sta facendo per riportare Colleferro ad avere una dignità. Vedete, noi non vogliamo grandi cose, non verremo mai qui a proporvi, a raccontarvi le opere faraoniche, non verremo mai qui a raccontarvi, a proporvi i grandi, i Palatenda o le altre cose che insomma non ci riguardano. Noi non siamo per le grandi opere, noi siamo per le cose fatte col passo dell'uomo, noi siamo per il decoro urbano, per la risistemazione della città, per il miglioramento delle periferie. Noi vogliamo ripuntare sul quarto chilometro con risorse economiche importanti, vogliamo concludere, come siamo andati in regione, a fare il processo della variante, perché non vi vogliamo più raccontare che la variante è un treno che non arriva mai, vi vogliamo dire: guardate che è arrivata la variante. Vogliamo concludere processi aperti da tantissimi anni, ma soprattutto l'aggettivo giusto è troppi anni. Quindi noi vogliamo, lo ribadisco con forza, la normalizzazione. Vogliamo una città bella, vogliamo una città a misura d'uomo, vogliamo una città vivibile. E in 7-8 mesi abbiamo fatto tutto il possibile affinché questo avvenisse con tutti i nostri mezzi. Perché noi andiamo pure a levare le piante quando le piante cascano di notte. E poi qualcuno dirà pure che le piante cascano per colpa mia, perché se le tagliamo è colpa nostra, se cascano è colpa nostra, insomma, come va a ste piante è sempre colpa nostra, insomma, consentiteci la battuta. Noi non ci siamo messi paura di niente, noi siamo aperti a tutte le critiche, ma sappiate che qualche volta bisogna pure che si apprezzi il lavoro concreto che stiamo facendo. Io concludo veramente, perché so che è tardi, dicendovi una cosa e chiedendovi una cosa. La cosa che vi chiedo è di raccontare tutta questa roba all'esterno, di raccontare lo sforzo che questa amministrazione giovane e disinteressata sta facendo per la comunità. Raccontatelo nei luoghi di lavoro, raccontatelo nei luoghi di aggregazione, raccontatelo a casa, diffondetele queste cose, affinché lo spauracchio di certi, scorie del passato smetta di agitarsi in città, e perché la verità dei fatti sia all'ordine del giorno della discussione. Perché io non ho problemi, né io né la mia squadra, ad accettare le critiche, ma che siano quelle vere. E la cosa che vi dico invece è che il vostro sostegno ci serve. Quindi non abbandonate mai l'idea di essere importanti. Voi siete importanti, ognuno di voi è importante, ogni cittadino per noi è importante, perché per noi al centro dell'azione di governo c'è la persona, e tutto quello che facciamo lo facciamo tenendo bene in mente che al centro della nostra operazione politica e amministrativa c'è la persona. Sappiate che il mio compito, e questo me lo prendo io in particolare, non è solo quello di normalizzare Colleferro, non è solo quello di riportare Colleferro ad essere la locomotiva di questo territorio, ma il mio compito è essenzialmente quello di cambiare la capoccia e la cultura di questa nostra comunità, costruendo insieme ai miei sostenitori, ai miei consiglieri, ai miei assessori, ai miei dipendenti, una classe dirigente del domani che faccia veramente squadra e cambi i connotati di quella che è stata la politica di questo territorio, che ha governato questo territorio. Una classe dirigente fresca, una classe dirigente onesta, una classe dirigente competente, una classe dirigente che guarda al futuro di questo territorio e sogna insieme alla sua comunità una Colleferro migliore, una Colleferro diversa, una Colleferro che magari tanti di voi hanno visto nel passato, che spesse volte si è smarrita. Grazie e buonasera.